Nella mezzaluna fertile, lo sviluppo della civiltà urbana e delle prime società complesse procede di pari passo con l'istituzione di un culto religioso ufficiale, regolamentato dallo Stato, al quale è preposta una specifica categoria di individui, la classe sacerdotale, che gode di un elevato prestigio sociale. Prendiamo in considerazione i Sumeri. Ogni città adorava i propri dei protettori, le cui caratteristiche sono descritte in un gran numero di miti. Gli dei erano immaginati in forma umana e tenevano comportamenti simili a quelli umani. In cima alla gerarchia delle divinità sumeriche maschili troviamo An, il dio del cielo, creatore dell'universo. Suo figlio Enil era signore dell'aria. Enki, al terzo posto, era il signore della terra e delle acque dolci. Figlia dell'uno o dell'altro, era Inanna, dea dell'amore e della guerra, la principale tra le divinità femminili sumeriche, che più tardi fu identificata con la babilonese Ishtar. Il predominio assoluto degli dei sugli uomini era rappresentato dal tempio principale delle città mesopotamiche, la Ziggurat. Il tempio dominava dall'alto il centro della città e il sacerdote era l'unico che poteva avvicinarsi al cielo e alla divinità tramite le molte scale. La religione dei popoli dell'antica Mesopotamia mantenne caratteristiche abbastanza uniformi nel corso dei secoli. Essa affondava le radici nella religione sumerica, ma fu anche il frutto della fusione delle antichissime tradizioni che i popoli giunti in Mesopotamia portavano con sé. Gli Accadi mantennero gli dei sumerici, attribuendo loro nomi nuovi e ne introdussero di propri. A loro volta i babilonesi arricchirono il pantheon sumero-accadico inserendovi altre divinità, la più importante delle quali era Marduk.